Lo abbiamo visto col circuito elettrico, in un caso avevo due correnti, nell'altro caso avevo corrente e tensione. Che vuol dire rimanere gli stessi? Banalmente devo capire qual è il legame fra i due sottospazi di raggiungibilità, ma non possono rimanere gli stessi. Meno intuitivo è, ma con un cambio di rappresentazione posso rendere raggiungibile uno stato che non lo era? Posso aumentare la dimensione del sottospazio di raggiungibilità? Questo sarebbe, diciamo, questo è da capire. Beh, ovviamente sarebbe una cosa. Cambio di rappresentazione vuol dire scalatura, per esempio. Per esempio vuol dire scalatura. È un particolare tipo di trasformazione di similitudine. Noi abbiamo visto che questo è il tipo, ovviamente non usiamo la T, usiamo la P. Questo è il tipo di legame che sussiste fra le variabili di stato di due sistemi simili, dove P è una matrice quadrata di rango pieno. Okay? Allora io voglio capire se questo può essere utilizzato come uno strumento per fare qualcosa. Che faccio? Beh, mi calcolo la matrice di raggiungibilità del sistema simile. A' è P a meno 1, P a meno 1 a P, e B' è P a meno 1 B, per cui questo è P a meno 1 a B. Ok? Poi, beh, l'ho già trovato. A' al quadrato è più o meno 1 a quadro P, l'ho già trovato quando abbiamo studiato i sistemi simili. Ma allora a questo punto io capisco che posso portare in evidenza a sinistra più o meno 1, e quello che rimane è esattamente la matrice raggiungibilità del sistema originale. Ok, cosa significa questo? Questo significa che io ho il legame tra i due sottospazi di raggiungibilità. Conosciuto uno, posso conoscere l'altro anche dal punto di vista numerico, e poi posso anche rispondere alla domanda che mi ero posto. Con un cambio di variabili di stato posso alterare le dimensioni del sottospazio di raggiungibilità? No. Perché? Perché P a meno 1, essendo quadrata di rango pieno, P è quadrata di rango pieno, quindi anche P a meno 1 è quadrata di rango pieno, non altera le dimensioni dell'immagine di R. Quindi P a meno 1 R ha le stesse, l'immagine P a meno 1 R ha la stessa immagine di R, le dimensioni sono le stesse. Okay? Questo è molto importante. La raggiungibilità è una proprietà strutturale del mio sistema dinamico. La capacità che io possa scegliere un ingresso per portare lo stato da zero a avere un valore che voglio io non dipende dalla mia rappresentazione delle variabili, dalla mia scelta delle variabili di stato. È molto importante, perché questo significa che se io ho bisogno della proprietà di raggiungibilità, ho bisogno, in che senso lo capiremo quando andiamo a progettare un controllore, per cambiare questa proprietà è inutile che mi metta a lavorare su un cambio di variabili di stato. Probabilmente devo agire su A e B, ma A veramente non lo posso toccare perché è la fisica. Chi è B? Beh, B è la matrice degli ingressi. Potrei aggiungere ingressi. Gli ingressi sono un aspetto ingegneristico, sono motori, va bene? Sono gli attuatori del sistema, sono il modo in cui io entro e altero la dinamica del sistema. Ingressi sono per definizione manipolabili, no? Perché sennò li chiamiamo disturbi, quelli non manipolabili.
quando parlo di ingressi sono quelli che posso scegliere io. Per cui la proprietà di raggiungibilità di un sistema dinamico è una proprietà che una volta fissato A e B è quella. Se cambio le variabili di stato, io posso semplicemente ruotare il sottospazio, però io non posso alterare le due dimensioni. Se il sottospazio è una retta in R a 3, rimane una retta in R a 3. Va bene? E questo me lo dice questa semplice relazione. Allora, quindi scusi, il sottospazio di raggiungibilità non è mai chiuso? Non è mai? Chiuso. In che senso chiuso? Nel senso che ad esempio potrebbe essere un rettangolo oppure un segmento. Sottospazio. È un sottospazio. Adesso guardate questo circuito. E senza aver seguito neanche una lezione di teoria di sistemi, potete rispondere alla domanda: ma se io scelgo come variabili di stato le due correnti in quei due rami, le posso assegnare arbitrariamente? Potete cercare di rispondere a questa domanda. Con le conoscenze di elettrotecnica. Allora, qualcuno che ricorda elettrotecnica, posso assegnare arbitrariamente il mio ingresso e quella tensione. Quelli sono le due variabili di stato, le posso assegnare arbitrariamente. I due rami che hanno di particolare. Sono in parallelo e poi? Sono uguali, hanno la stessa induttanza e la stessa resistenza. Questo vi aiuta in qualche modo a capire se probabilmente io non posso assegnarle in maniera arbitraria, perché tranne se partono da condizioni iniziali diverse, diciamo, quello che mi viene da dire guardando, diciamo, quel circuito è che alla fine la corrente I, no, si ripartisce in maniera uguale sui due rami. Vediamo se la teoria dei sistemi ci conferma questa cosa. Calcolo la matrice di raggiungibilità. B è 1 su L fratto 1 su L, poi ho A per B. Quindi ho meno 2 alfa che moltiplica 1 su L, meno alfa che moltiplica 1 su L, quindi questo è meno 3 alfa su L. Seconda riga è ancora meno 3 alfa su L. Calcolo anche a quadro B. La matrice raggiungibilità si ferma n-1, n vale 2, quindi io mi fermo a A elevato alla 1 per B, che è questa. Questa è la matrice di raggiungibilità. In questo caso la matrice di raggiungibilità è quadrata perché ho un solo ingresso. Quindi, ok, è coerente con quello che ho studiato. Qual è il rango di questa matrice?
questa R, il rango è 1, perché le due righe sono linearmente dipendenti tra di loro. Questo significa che se io calcolo l'immagine della matrice di raggiungibilità, ottengo un sottospazio di dimensione 1. Non posso raggiungere qualsiasi valore dello spazio di stato, vuol dire che io non posso assegnare arbitrariamente, scelto un certo ingresso, non posso applico l'ingresso al sistema, non posso ottenere quello che mi pare a me come valore delle due correnti. Va bene? Ok, esempio semplice, coerente con la nostra conoscenza della elettrotecnica. E se io scegliessi come variabile di stato la somma e la differenza delle correnti, allora somma e differenza che cos'è? È una similitudine. Mi volete trovare voi la P? Trovate voi la P della matrice di trasformazione di similitudine? Che coefficienti devo mettere qua per avere diciamo questa uguaglianza? I con 1 più con 2, i con 1 meno i con 2. Se io qua metto 1 e 1, che cosa ho? Non ho capito. Se come coefficienti della P qua avessi 1 e 1, faccio riga per colonna, tengo questo. Però se io faccio 1 che moltiplica questo più 1 che moltiplica questo, mi viene due volte il 1, quindi c'è un mezzo davanti. Ok, allora quindi vabbè, il mezzo lo possiamo anche mettere qua, 1 1, che avete detto 1 meno 1 per avere con 2, sì. Ok, allora questa è la matrice P, è una matrice di rango pieno quadrata ed è chiaramente una trasformazione di similitudine, una combinazione lineare fra gli stati. Cosa mi dice la teoria? La teoria mi dice che io non posso alterare la dimensione del sottospazio di raggiungibilità, per cui non lo faccio. Però se io riscrivo il mio sistema dinamico nella variabile z, quello che io ottengo è una cosa abbastanza interessante. A' viene una matrice diagonale e B' viene diagonale, questa qui ha solamente il primo elemento diverso da zero, e se mi vado a scrivere proprio le equazioni, io ottengo che z punto con 1 meno 3 alfa con 1 z con 1 più 2 su L, vabbè, la tensione U di T z punto con 2 uguale
cosa è successo? Guardate, io ho riscritto il mio sistema dinamico e scopro che in questa nuova variabile ci sta una componente che evolve per fatti suoi. Questa qua io non posso alterare la sua evoluzione, la sua dinamica, né con l'ingresso, perché non c'è, né tramite z con 1. È diagonale e qua c'è lo 0. Allora, che cosa ho messo in evidenza? Ovviamente io già lo sapevo, perché questo è un circuito molto semplice, per cui si vede a occhio. Metto in evidenza il fatto che la variabile z con 2, allora fatemi dire, evolve per fatti suoi. Io posso scrivere l'evoluzione di questa qui, e c'è solamente l'evoluzione libera, non c'è la forzata. E chi è z con 2? È la differenza tra le correnti nei due rami che sono in parallelo e uguali. Allora l'elettrotecnica mi dice che quei due rami arriveranno ad avere la stessa corrente, però nel transitorio iniziale no, dipende se avevano lo stesso valore o no. E io adesso questa cosa qui l'ho toccata con mano. Z con 2 è indipendente dai miei tentativi di agire, ok? Invece z con 1 è nel, io ho pieno controllo di z con 1, perché? Perché questo è il mio ingresso, questa è la sua dinamica, cioè la sua derivata, e io qua ci posso progettare un controllore. Ma allora l'elettrotecnica mi dice che io in questo circuito qua posso tranquillamente controllare questa corrente, che è la somma delle due, ma quello che succede dei due rami lo perdo. E se io avessi un grande bisogno di controllare la corrente qua dentro, beh, dovrei cambiare il modello, cioè dovrei metterci un generatore di corrente, un altro generatore di tensione da qualche altra parte, cioè dovrei agire sul modello, ma il modello mi dice che questo è, non posso farci niente. E quindi ho fatto anche un'altra cosa, facendo questa combinazione lineare, guardate che io ho messo in evidenza qual è la parte dello spazio di stato raggiungibile e qual è quella non raggiungibile, proprio separate. Martedì prossimo vedremo un modo sistematico per separarlo. Sempre, questo è un circuito semplice con due componenti di stato, ma io se ho qualcosa un po' più complicato non posso pensare di farlo a occhio. Mi serve un modo sistematico, come lo vedremo, molto semplice, attraverso sempre una trasformazione di similitudine. Ok. Qua c'è semplicemente un esempio numerico con P maggiore di 1, giusto per... Così non, se dovesse capitarvi una matrice di raggiungibilità rettangolare non vi sorprendete. Allora, la matrice dinamica qui è 3x3, la matrice degli ingressi è 3x2. Quando vado a calcolare la matrice di raggiungibilità devo fare B A per B A quadro B, e se guardate le prime due colonne di B, ho semplicemente copiato ovviamente B, A per B viene questo e A quadro B viene questo. Ok? Ora già A quadro B è un ordine di grandezza più grande di A alla 0 per B, proprio i numeretti. Quindi se io avessi A alla 9 per B avrei dei numeri significativamente più grandi. Mettete dentro un programma di calcolo numerico e vi dà problemi. Ok? Vi dà problemi anche a calcolare l'immagine. Qualsiasi cosa vi dà problemi. Quindi la matrice di raggiungibilità è potentissima, fa capire tante cose, ma numericamente devo fare attenzione, non può essere il mio unico strumento. Va bene? Ok, quindi questo è giusto per avere due numeretti così con P maggiore di 1. Ok, finiamo per oggi rivedendo l'esempio dell'introduzione, perché è curioso l'esempio dell'introduzione. Guardate, io ho un generatore di corrente e ho due rami in parallelo che però sono diversi fra di loro. Corrente nell'induttanza e tensione ai capi del condensatore, è raggiungibile o no secondo voi? Elettrotecnica abbiamo fatto giusto?
tutti quanti, è obbligatorio ancora. Allora, scelgo le correnti, scelgo le variabili di stato, corrente del generatore come ingresso, e devo scrivere il modello matematico. Ora, il modello matematico, ovviamente non perdiamo, fra virgolette, tempo a scriverlo, nel senso che abbiamo capito che devo fare degli equilibri, equilibri di tensione e correnti, e partiamo già dal modello. Quindi io so che posso scriverlo in questo modo. Vabbè, questo è scritto alla mano, è inutile che lo riscrivo, e non mi preoccupo neanche, l'ho preso, ok, va bene così. Però me lo riscrivo come piace a me, cioè me lo riscrivo in forma matriciale, ok? Quindi, e lo tengo in forma simbolica, quindi non voglio mettere i numeri a resistenza, capacità e induttanza. Allora, questa è la matrice A, questa è la matrice B, 2x2, 2x1, calcolo la matrice di raggiungibilità e vedete, viene una cosa abbastanza singolare, abbastanza, diciamo, poco intuitiva, per cui effettivamente rispondere non era semplice, e cioè che se io calcolo il rango di questa matrice, in questo caso specifico, io, diciamo, il rango di questa matrice, dico, però non è facilissimo, ok? Se calcolo il determinante, per sapere se il determinante è uguale a 0, così almeno so se ha rango pieno o no, va bene? Il determinante in questo caso è dice che è abbastanza evidente, qua c'è scritto il cui rango è pieno se e solo se, mi dimostra allora che è evidente? No, io sto vedendo quando il determinante è uguale a 0. Allora, ho fatto determinante 2x2, faccio il prodotto diagonale meno il prodotto dell'antidiagonale, ok? E dovrebbe venire questo è uguale a 0, ho una C, una L e C in tutte e due, quindi io qua dovrei avere C, qua dovrebbe rimanere L, quindi questo è uguale a 0. Quando è che è uguale a 0? Quando R quadro per C è uguale a L, quindi quando RC uguale a L su R o viceversa, quello che sta scritto là. Allora, che cosa mi dice questo? Che quando questi due valori sono uguali, il sistema non è raggiungibile. Se sono diversi tra di loro, RC diverso da L che serve, allora il sistema è raggiungibile. Ma RC, anzi 1 su RC, voi l'avete già visto da che parte? L'inverso di questi due numeri l'avete già visto da che parte? Sì. Sempre in elettrotecnico. Quindi questo non è intuitivo, e non è intuitivo la dimostrazione è il collega che, pur avendo davanti, no, scritto, perché sembra di rango pieno, magari per un certo valore di L e di R li prendo a caso. Una cosa che spesso si fa in maniera ingenua è quella di dire, fammi vedere se la proprietà vale, ci metto dei numeri dentro e vedo se vale, e magari lo faccio per 10, 100 numeri, si vale. Se le costanti di tempo sono uguali non è raggiungibile, va bene? E questo ce lo dà solamente l'analisi della raggiungibilità. Questo significa che io qui potrei controllare la corrente e la tensione con un generatore di corrente. Se le costanti del peso sono diverse, io potrei avere un solo generatore di corrente e assegnare arbitrariamente queste due variabili. Va bene? Ok, allora, che cosa abbiamo visto oggi?
poi vabbè facciamo magari anche degli esempi la prossima volta. Che cosa abbiamo visto? Un concetto che è totalmente nuovo per voi, che è quello della raggiungibilità. La raggiungibilità, vi sto dando delle anticipazioni, sarà legato alle possibilità di controllare il mio sistema dinamico in maniera opportuna. Per adesso abbiamo visto una dimostrazione, un paio di teoremi, e abbiamo cominciato a vedere qualche esempio, soprattutto sistemi simili. Martedì prossimo finiamo la parte solo sulle proprietà, diciamo, strutturali intese come raggiungibilità, e mercoledì le due lezioni sono sul duale, che è la osservabilità, va bene? Che sono le proprietà che poi ci consentono di andare avanti e di progettare controllori e osservatori, no? Di fare qualcosa che poi capiremo bene che cos'è. Ok, domande? Vabbè. Allora, giovedì che c'è il...